È il nostro futuro. È impegno personale. È una nostra responsabilità. È un bene comune. È rispetto per la vita. La salute ambientale è vita. È la mia fertilità. Ecofood Fertility mette al centro la salute ambientale. I medici e i ricercatori che hanno lavorato al progetto hanno indagato la vita partendo dalle sue origini. Gli spermatozoi sono il nucleo dell'analisi di Ecofood Fertility. Ci permettono infatti di trasformare la fertilità in un indicatore precoce di salute, diventando quindi un ottimo strumento di prevenzione. L'apparato riproduttivo è il primo ad essere esposto ad ogni tipo di stress. Gli spermatozoi sono una spia e, se ascoltati, possono essere sentinelle ambientali e della salute. In questo perfetto binomio ambiente-salute possiamo avviare una bonifica dell'uomo, ovvero individuare i regimi dietetici capaci di controbilanciare gli effetti negativi del vivere in un ambiente inquinato. L'alimentazione amplifica o mitiga l'impatto dell'ambiente sulla salute. Possiamo così proteggere la popolazione con la creazione di una filiera della salute alimentare, ottenendo prodotti sani e di qualità per la salute attraverso una rete di produttori di alimenti biologici. Inoltre, Ecofood Fertility non solo si sta completando attraverso un protocollo di studio sul versante femminile, ma con la rete Riesar vuole realizzare un programma con le scuole nelle aree di intervento del progetto per creare un nuovo orizzonte educativo per la ricerca. Ecofood Fertility è un progetto che nasce dal basso, coinvolgendo il territorio e le associazioni ambientaliste che hanno chiamato le istituzioni a scendere su un territorio che può essere difeso solo da chi lo conosce ed è consapevole delle sue dinamiche. Solo così si può passare dalla crisi al modello. Trasformare quindi la sofferenza della crisi ambientale in una ripartenza virtuosa, creando un nuovo modello di valutazione per l'impatto ambientale sulla salute umana e per la prevenzione delle aree a rischio. Grazie ad Ecofood Fertility, la Campania si pone come modello di cittadinanza attiva per riscattarsi dalla crisi ambientale che ha subito mediante la richiesta di verità, incontrando la vita attraverso l'ambiente, l'alimentazione, la fertilità. But somehow
via Cimitile presso la cooperativa agricola Eccellenze Nolane in occasione della presentazione del campo eubiotico Orto della Fertilità, partner del progetto di ricerca EcoFood Fertility. Il progetto di ricerca EcoFood Fertility, come ormai già sappiamo, è stato ideato, promosso dal dottor Luigi Montano, uroandrologo, esperto in patologie ambientali, che ha dimostrato come l'inquinamento ambientale, uno stile di vita sbagliato, un'alimentazione errata, possano influire in maniera negativa sulla salute riproduttiva dell'uomo. Ed eccoci qui in compagnia niente poco di meno che di un mangiologo. Però scopriamo che cosa si vuole intendere per mangiologo. Buonasera a tutti, sono un medico specialista in malattie vascolari, sono un angiologo, ma nei miei 27 anni di esperienza ho concepito come il cibo possa essere determinante nel salvaguardarci dalle malattie, nel gestire il benessere e addirittura potenziarlo. E allora il mangiologo non è soltanto il dietologo che si occupa di far perdere chili a persone o dare una dieta per una specifica patologia. No, il mangiologo gioca negli asili, nelle scuole ed oggi doveva essere presente qui a difesa di un cibo che nasce dalla terra, di un cibo naturale, di un cibo che è stato definito eubiotico al di là del biologico e dell'ecologico. Quindi la terra generosa come questa, da ancor prima dei Romani, la Campania Felix, qui arrivarono tanti perché questa terra dava tanti frutti preziosi, generosi, che nei secoli ha dato tante eccellenze a questo territorio. Quindi questo territorio non solo patrimonio materiale, ma anche patrimonio immateriale dell'umanità, perché la dieta mediterranea, se ha una mamma, è veramente questa terra. E allora riuscire a rigenerarla, in alcuni casi recuperarla e a rilanciarla e a difenderla è una mission che sta portando avanti il mio collega andrologo e amico, del quale mi pregio di questa amicizia, Luigi Montano, insieme a tanti giovani che sono tornati alla terra. Quindi legati alla terra, ma il consiglio che do a tutti, legati alla terra. La ricerca EcoFood Fertility ha dimostrato che il liquido seminale più del sangue può essere considerato un parametro importante soprattutto per rilevare tracce di metalli pesanti nell'organismo. Sono con l'onorevole Paolo Russo, al quale voglio chiedere il suo intervento stasera, perché qui, in questa meravigliosa area? Intanto per valorizzare, per contribuire a sostenere chi fa delle produzioni un impegno etico, che significa non solo avere la capacità di produrre le cornie, prelibatezze, straordinarie eccellenze della nostra terra, ma attraverso queste eccellenze voler anche proporre un modello culturale, un modello di comportamento e perché no anche un modello di sviluppo. Il modello di sviluppo è ritornare ai valori della terra, ritornare a quelle straordinarie produzioni che hanno fatto grande il nostro territorio ed utilizzare, come ci è stato spiegato, quelle produzioni anche in chiave di wellness, di salute, in chiave di tutela della salute attraverso il cibo salubre. Insomma, una sorta di farmaco
attraverso il cibo, che ci cura, ci tutela e ci protegge. Quel farmaco è esattamente il cibo che si coltivava 100 anni fa e che ancora oggi si può coltivare nelle nostre terre con le nostre eccellenze. Quindi un ritorno alla tradizione, ai sapori della tradizione, pomodoro San Marzano, quello autentico, quello buono. Sì, assolutamente sì. Capacità di produrre queste eccellenze, la Torsella, la Papaccella, le grandi eccellenze del nostro territorio, che peraltro rappresentano anche un valore dal punto di vista nutraceutico, proprio dal punto di vista della capacità di contrastare le patologie dei nostri tempi, ricchi di antiossidanti, quindi antitumorali a prescindere. Insomma, una grande operazione che è un'operazione produttiva, ma accanto alle capacità produttive è anche un'operazione, un modello culturale e colturale di sviluppo. Per questa ragione bisogna sostenerli ed aiutarli. La politica in che modo si sta proponendo rispetto e a tutela soprattutto della difesa del territorio contro quelle che sono le aggressioni dell'uomo? Il migliore sistema per proteggere queste filiere è dare valore in chiave di mercato ai prodotti e contribuire ad acquistare questi prodotti per far sì che le aziende assumano anche un valore dal punto di vista dell'utile d'impresa. Accanto a questo però un po' di norme, una di queste da me presentata, la discuteremo a fine mese in Commissione Agricoltura alla Camera, che è una norma che tutela e valorizza il panorama, le produzioni agricole di questo territorio, in modo particolare del pomodoro San Marzano. Insomma, non soltanto la tutela del pomodoro, ma anche la tutela del paesaggio. I dati emersi dalla ricerca confermano che gli individui che vivono in aree altamente inquinate presentano un accumulo di metalli pesanti maggiore rispetto invece ad individui che vivono in zone meno inquinate. Cosa si intende per biodiversità? Ah, per biodiversità si intende praticamente una diversità di specie in un determinato ambiente. Mi spiego meglio, qui siamo in un'azienda di circa 3 ettari, 4 ettari, per biodiversità, qui basta guardare quello che c'è, cioè noi in questa azienda non abbiamo una sola coltura. Per esempio facciamo solo pomodoro, ma in questa azienda si coltiva pomodoro, peperone, papaccella, zucca, zucchino, altri tipi di pomodoro, basilico, prezzemolo. Quindi significa, concetto generale, che in un determinato ambiente ci sono più specie che si coltivano insieme. Per agrobiodiversità in particolare, e questa azienda è un'azienda che ha sposato, diciamo, la valorizzazione e il recupero di vecchie varietà tradizionali, significa proprio che noi abbiamo rimesso in coltura vecchie varietà che erano scomparse. Qualche esempio, il peperone papaccella napoletano, gli antichi pomodori di Napoli che sono il vecchio pomodoro San Marzano, quindi popolazioni non migliorate, oppure un cavolo che si chiama Torsella o cavolo mediterraneo, che è una specie che si coltiva da noi e che è conosciuta da millenni. Quindi sono tutte vecchie varietà in via di estinzione che vengono coltivate e che quindi servono per valorizzare la biodiversità. Ed è proprio dai risultati ottenuti che il progetto di ricerca si è posto un altro obiettivo, cioè verificare se attraverso un'alimentazione basata sul consumo di alimenti detossificanti, quali pomodori, zucchini, patate, peperoni, coltivati sempre senza l'uso dei pesticidi e fertilizzanti, sia possibile un processo di bonifica dell'uomo inquinato.
i ragazzi che faranno parte di questo splendido progetto di bonifica dell'uomo inquinato. Quindi voi già 18-22 anni vi dovete bonificare, ma da quali metalli pesanti? La vita, diciamo, in un contesto ambientale con alto tasso di inquinamento porta, diciamo, ad aggravarsi all'interno del nostro corpo la presenza di metalli pesanti quali possono essere il piombo o simili, e quindi questo, ha verificato il dottore, ha un'influenza diretta su quella che è la fertilità e il liquido seminale dell'uomo. Quindi l'intuizione del progetto è che la fertilità e il liquido seminale, lo sperma, diviene sentinella della qualità della vita sia del soggetto che del contesto in cui vive. Qual è l'atteggiamento dei ragazzi proprio rispetto a questo atteggiamento mentale, rispetto a questo progetto che dovranno, a cui dovranno sottoporsi? Allora, in maniera estremamente franca, dire che c'è stata un'adesione spontanea sarebbe dire, diciamo, il falso. Perché? Perché stiamo incontrando una difficoltà più che altro educativa e culturale. Quindi la bellezza di questo progetto è anche quella di riuscire a superare le barriere mentali che ci sono. Non perché il progetto non sia interessante o non attiri, ma perché c'è un substrato culturale mentale che si deve superare. Cioè, che quello di controllare la propria fertilità è qualcosa di normale, come le analisi del sangue. Quindi, diciamo, all'inizio c'è diffidenza, ma quando poi i ragazzi entrano a contatto con quella che è la bellezza e soprattutto la grandezza del progetto, si, diciamo, lasciano andare, ecco. E quindi sono partecipativi e sono anche collaborativi. Vedo che comunque i ragazzi sono veramente molto ma molto motivati, e io vi posso soltanto augurare in bocca al lupo per questo progetto. Grazie soprattutto al dottor Montano, grazie. Smiling faces, but there's a different story told inside, underneath it all. Se io le dico sentinella del mare, lei che cosa mi risponde? Sentinella del mare per me significa lo spermatozoo di un organismo marino che può servire come indicatore dello stato di salute del mare. Io da tempo mi interesso di organismi marini, in particolare la mia attenzione è focalizzata alla salute riproduttiva, perché tutte le sostanze che possono provocare danni hanno come bersaglio soprattutto lo spermatozoo. Lo spermatozoo è una cellula che risente molto di tutte queste alterazioni e può essere considerata una sentinella precoce dello stato di salute di un ambiente. La mia esperienza sugli organismi marini da un po' di tempo l'ho trasferita all'uomo, da quando ho conosciuto poi il dottor Montano, con il quale stiamo conducendo analisi analoghe, cioè l'analisi soprattutto delle proteine che organizzano il DNA dello spermatozoo, e quindi andare a vedere lo stato di queste proteine e tutta una serie di proprietà, alterazioni di queste proprietà, sia negli organismi marini e attualmente nell'uomo, per andare a vedere quanto l'inquinamento ambientale possa incidere sulla salute riproduttiva di questi organismi. The power of one is stronger. Why don't people seem to care at all? As long as it's not about them. Come è nata questa collaborazione con Ecofood Fertility, eccellenze nolane? Io so che è tutto nato in maniera molto casuale, vero? Sì, sì, è nata casuale perché avevamo un amico in comune che praticamente dice: ma tu mi devi fare la cortesia, dammi dei barattoli di pomodoro, perché io ho un amico così così. Dico: senti, ma tu a chi vuoi sfottere? Noi abbiamo fatto una... Ma pure lo stesso dottore Montano dice: ma voi a chi volete sfottere? I prodotti biologici e non sono buoni, figuratevi questi. Poi alla fine è venuto fuori che... perché poi lui non sapeva che cosa c'era dietro. Come potete notare, se lui veniva qua non avevo bisogno di fare le analisi. Questo, insomma, a dimostrazione, a testimonianza che veramente basta poco, basta l'impegno, basta la volontà per poter ritornare veramente alla natura, ma nel senso
forte nel senso vero. Nel senso vero, proprio perché questo è un progetto di territorio. Ad esempio, noi abbiamo fatto questo punto di assaggio, giusto per dirne uno, no? Con questo punto di assaggio, se voi vedete, c'è tutto a base del pomodoro, è stato fatto in un modo semplice, è rivestito con delle cassette di pomodoro, con i pali del pomodoro e con le pedane che si mette il pomodoro sopra. Veramente abbiamo notato anche le sedute che sono veramente molto naturali, devo dire. Perché abbiamo fatto questo punto di assaggio? Perché questo punto di assaggio attraverso l'agriturismo di città verrà replicato in tutto il mondo, perché teniamo intenzione di fare un format per esportare la, diciamo, la nostra enogastronomia in tutto il mondo, perché noi nel nostro territorio a Cicciana teniamo la scuola alberghiera, a Marigliana teniamo la scuola agraria, quindi l'insieme di queste sinergie giovanili che fa crescere il progetto. Gli italiani li teniamo, quindi è soltanto che bisogna assemblare, abbiamo bisogno di persone che ci credono e ci assistono a questo progetto. Un applauso! Eubiotico. Però vogliamo spiegare ai telespettatori che cosa si vuole intendere per eubiotica? Allora, l'eubiotica è buona per la vita, ma abbiamo inteso utilizzare questo termine per indicare che noi stiamo andando oltre il biologico, nel senso che le aziende che fanno rete con il progetto, nel senso che sostengono la parte di intervento nutrizionale del progetto di ricerca, sono state da noi selezionate secondo un nostro protocollo di valutazione analitica, in cui non abbiamo visto semplicemente gli esami standard che fanno le aziende biologiche, siamo andati molto oltre, vedendo molti altri, quindi, elementi che normalmente non vengono ad essere visti con la semplice valutazione del biologico. Si è parlato di, durante questo convegno, durante questo ritrovo, di bonifica dell'uomo inquinato, soprattutto se vogliamo considerare che i processi di disinquinamento avranno dei tempi molto lunghi. In che cosa consiste? Ecco, questa è la seconda fase del progetto di ricerca EcoFood Fertility, quindi noi siamo qua per avviare, o meglio, già l'abbiamo avviata, tant'è vero che ci sono degli studenti che stanno si stanno alimentando con questi alimenti che noi abbiamo selezionato. In pratica, che cosa stiamo facendo? In attesa dei tempi lunghi del disinquinamento e quindi dell'arresto dell'inquinamento, che sarebbe la cosa più logica, sarebbe la prima opera di prevenzione per tutte le patologie cronico-degenerative, in attesa di questi tempi lunghissimi noi vogliamo almeno tutelare la salute di queste persone, cercando di modulare l'impatto che l'ambiente ha sulla salute. Questo come? Attraverso idonei stili di vita, comportamenti più virtuosi e soprattutto con alimenti che hanno una grande capacità antiossidante e un grande potere detossificante. Questo lo ritroviamo appunto nell'orto della fertilità, dai vegetali che hanno grandissima capacità appunto detossificante e antiossidante. E quindi siamo qui a inaugurare l'orto della fertilità, qui a Eccellenze Nolane, a partire proprio dal pomodoro, quindi dalle virtù questo magnifico del licopene. Fra l'altro il pomodoro contiene questo antiossidante potentissimo, licopene, che esplica questa azione antiossidante, ma ovviamente noi facciamo riferimento a tutta una serie di prodotti del mondo ortofrutticolo, e per esempio la torsella, o altri, diciamo così, ortaggi che normalmente noi cerchiamo di far mangiare con più frequenza ai ragazzi, perché purtroppo i vegetali
non piacciono, o meglio, non è che non piacciono, li ho giocati, cucinati bene, piacciono e come, sono veramente squisiti, solo che le generazioni attuali preferiscono purtroppo invece cibi molto proteici e invece utilizzare i prodotti vegetali che hanno un grande potere detossificante ti permettono di abbassare non solo i tassi di inquinamento che ha l'organismo, quindi quasi eliminare i tossici ambientali, ma ovviamente dare quell'apporto nutrizionale che ti permette di stare bene in salute a partire dalla fertilità, e quindi rappresenta questo intervento un presidio per la salvaguardia della salute complessiva e per proteggerci dalle patologie cronico-degenerative a partire dal tumore. Allora, il progetto quindi di ricerca con i ragazzi che sono stati selezionati dai 18 ai 22 anni è partito, ma quali saranno i tempi che dobbiamo attendere per avere qualche risposta in merito a quello che ci si aspetta, e cioè che stia avvenendo quel processo di bonifica di cui lei ha parlato? In verità noi abbiamo già un'evidenza pubblicata l'anno scorso, è uno studio retrospettivo in cui in effetti una maggiore aderenza alla dieta mediterranea in soggetti che vivevano in queste aree aveva come effetto un miglioramento della capacità fecondante, o meglio della morfologia in particolare degli spermatozoi. Quello che invece stiamo facendo con questo studio prospettico, e lo stiamo facendo a Brescia Caffaro, in Val di Sacco, nel Fusinate e Terra dei Fuochi, quindi le tre aree pilota d'Italia, nord, centro e sud, su ragazzi dai 18 ai 22 anni non fumatori, non esposti professionalmente, non affetti da patologie cronico-degenerative, è quello di andare a verificare al tempo zero lo stato di contaminazione e i livelli di una serie di biomarcatori, appunto, e in particolare sul seme. E poi andiamo a valutare con l'intervento nutrizionale se questo tipo di sostanze tossiche e questo tipo di biomarcatori che veniamo al tempo zero si modificano con l'intervento nutrizionale, ossia verificare se gli alimenti che noi abbiamo selezionato in questa rete eubiotica per la salute ambientale hanno un effetto detossificante e quindi riescono a modulare l'impatto che l'ambiente ha sulla salute, ossia bonificare l'uomo inquinato delle terre dei fuochi d'Italia e d'Europa, anche perché lo stiamo esportando il modello in altre parti d'Europa. Io ringrazio il dottor Montano, vogliamo fare un appello all'umanità. Bisogna arrestare innanzitutto l'inquinamento, questo è, lo dicevo in apertura, è la prima opera di prevenzione. Noi stiamo facendo non altro che una attività di resilienza, cioè resistere all'impatto che l'ambiente ha sulla nostra salute. Questo è quello che stiamo facendo ora, per cui l'appello è far sì che gli agricoltori in particolare comincino a coltivare in maniera sostenibile, così come fanno qui a Eccellenze Nolane. Quindi ritorno all'agricoltura, ritorno alla natura. With pictures of smiling faces, but there's a different story told inside, underneath it all. With the sunglasses and makeup on, blaming the stairs and bases, they all knew. So they wait, now she's gone. When
but nobody seems to bother. I hear them say, "You're wrong.